App Kengdu, TM guida il tabellone. La settimana app si divide tra Chengdu e Shenzhen. Diversi motivi per seguire il Chengdu Open. Dominique Thiem è il giocatore di riferimento, la prima testa di serie. L'austriaco, in cerca di consacrazione lontano dall'amata terra, bussa alla porta del torneo dal secondo turno. Bai d'esordio, poi Pella o Coric, tennisti in grado di offrire il meglio sul rosso, proprio come Thiem. Al terzo turno, due i possibili avversari. Attenzione però a Basilashvili, superato da Paire Ammez, ma in ottima condizione. Nella seconda porzione della parte alta, il talentino Rublev. Il russo è uno dei prospetti più intriganti della Next Generation. A Flushing Meadows, un'esplosione di classe e forza, il naturale fluire di colpi e soluzioni. Un brutto rimbalzo con Nadal, sconfitta importante nel cammino che conduce alla grandezza. Il suo esordio, al secondo turno, con Luo Imer. Si alza il livello dalla tornata N.3, ad attendere Rublev, L.Meyer, ottava testa di serie. L'argentino deve sopire le mire del tedesco Gojo Zic, 1T, finalista quest'oggi al Moselle Open. Kyle Edmund inaugura la parte bassa ed incrocia la racchetta con l'indecifrabile Tomic, superato al primo turno a New York da Gilles Müller. In caso di successo, per Edmund, Donaldson o un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il 21enne di Mosca apre con Estomino Struff, stoppato da Tsumura a San Pietroburgo. Il nipponico Sugita, prossimo avversario degli azzurri in Davis, sfida invece Monteiro Obu, prima dell'atteso confronto con Ramos Vinolas, seconda forza del torneo. Lo spagnolo attende la Giovico un qualificato. I possibili quarti Sugita, Ramos Vinolas.